Ciao, sono Emanuele Occhipinti, gioco nei Gioca Bonito, una squadra che abbiamo fondato io e capitan presidente Davide Pasquini 8 anni fa, quando ancora eravamo al liceo, e da allora stiamo calcando i campi della zona gol. Siamo primi nel ranking, anche se quest'anno la stagione è stata piuttosto negativa. C'è stato qualche piccolo problema, adesso io non vorrei accusare nessuno, ma io non prendo lo stipendio da gennaio. Presidente Pasquini è informato di questa cosa. Io ho iniziato a giocare da piccolo, a 5 anni, ho seguito tutto il percorso, tutto l'iter fino alla Juniores Beretti, dopodiché ho scelto altre strade, la carriera del calciatore è un po' troppo inflazionata e quindi è andata a finire che adesso gioco alla Gioca Bonito. Io e Davide, che siamo i due che abbiamo creato la squadra, siamo compagni del liceo e tutto, abbiamo fondato una squadretta, prima a 5, poi a 7, da lì poi ci siamo legati a Luca e a Zona Gol e abbiamo sempre fatto il torneo, penso da quando è stato fondato, anche per questo che siamo primi nel ranking e abbiamo fatto tutti i tornei Zona Gol che c'erano. E abbiamo cambiato vari nomi, ma questo perché Davide sceglie i nomi guardando la televisione. Prima ci chiamavamo Schiantos perché guardava Zelig ed era, mi sembra, il gruppo. Una volta avevamo anche un nome particolare, mi sa che stava guardando un porno, non vorrei dire. È una squadra, prima di tutto, di un gruppo di amici. Quest'anno mi trovo un attimino spiazzato a parlarne perché veramente abbiamo fatto un'annata pessima. Siamo usciti male all'invernale, oggi non siamo qualificati per le fasi finali, non era mai successo che non ci qualificassimo per le fasi finali. Fino all'anno scorso, abbiamo fatto 5 finali di tutti i 5 tornei che sono stati fatti di zona gol. Speriamo di l'anno prossimo di tornare a giocarci le finali. Ma a 7 diciamo che più o meno chi ha giocato può fare un po' tutti i ruoli. Io a 7 gioco esterno, però più o meno abbiamo una squadra dove tutti abbiamo giocato e dove tutti possono un po' fare il ruolo che vogliono. La corsa non è più quella che c'era, ma diciamo che ci si arrangia. La maglia numero 10 l'ho vinta a pari o dispari con Pasquini, sì, è stata meritata, perché meglio delle tre è difficile vincere, quindi da lì sono 8 anni che io gioco con la maglia numero 10. Sì, ci hanno provato, ma a pari o dispari sono invincibile. In campo, dopo che uno lavora tutto il giorno, comunque è un attimino una valvola di sfogo, quindi capita di discutere, a me poi capita più spesso di discutere con i miei compagni che con gli avversari. Poi vabbè, essendo poi tutti amici, a fine partita ci si chiarisce sempre. Magari ci vogliono un paio di giorni per qualche situazione, ma ci siamo sempre chiariti. Quando poi smetti di giocare vuol dire che di sacrifici non avevi molta voglia di farne. E me ne ho fatti per fino a 18 anni e poi ho deciso io di smettere. Mi sono poi pentito, ma nella vita si fanno tante scelte che rimpiangi, ma basta guardare avanti. Sono molto tifoso interista. Se gioca l'Inter e in contemporanea c'è una partita con il Gioca Bonito, non ci penso neanche a venire a giocare con il Gioca Bonito. Questione di fede, di cuore. Vado a vedere l'Inter. Beh, i più belli sono giocati. Però il momento più bello forse legato al calcio è la finale di Madrid, che sono andato a vedere con Robin Rossi, altro componente dei Gioca. Poi rispetto al calcio giocato, quando giocavo in FIGC, comunque campionati, partite importanti, sì, mi sono tolto le mie soddisfazioni. Me la ricordo la prima partita che ho fatto, avevo 5 anni al Vigentino, si giocava contro di noi, ma mi ricordo che c'era la grande emozione di mettere una maglia col numero, che da bambino fai, giocavi in cortile con gli amici, le maglie erano quelle dell'Inter, del Milan, più Inter. Sì, la prima volta che giochi in una squadra ti danno la tua maglia col tuo numero è sempre un'emozione. E io mi ricordo che da qualche parte lessi che se si vuol far contento un bambino che non ha niente, basta regalargli un pallone e gli vai a giocare. Questo per me è il calcio. Va bene, forza Gioca Bonito, ci riprenderemo e ci rifaremo. Ciao a tutti.